Perugia, alta sul colle. Le antiche architetture si stringono nell'angustia dello spazio, come sostenendosi a vicenda. A Perugia sono di casa gli stranieri, ma incontrandoli ci si accorge spesso che non si tratta di turisti di passaggio. Fanno capo a questo nobile palazzo dove nel vanto di una tradizione ormai più che trentennale ha sede per loro un importante centro di studi. Un vero e proprio ateneo in confronto agli speciali corsi di alta cultura che a Roma come a Firenze, a Venezia come a Siena, a Urbino come a Viareggio e all'Aquila l'Italia dedica a studenti di ogni paese. Nell'Università per Stranieri di Perugia gli iscritti sono in media 1500 ogni anno e finora vi si sono incontrati circa 20.000 giovani di oltre 80 nazionalità diverse. Oggi, per uno dei corsi, la lezione di storia dell'arte è fuori dalle aule, intorno alla Fontana Maggiore, tra il Duomo e il Palazzo del Comune. La fontana, adorna di rilievi di Giovanni Pisano, è un capolavoro e insieme una testimonianza di vivere civile. Un richiamo di popolo nella piazza fra il Tempio e il Palazzo dei Reggitori intorno al leggiadro gioco dell'acqua. Questi giovani che provengono da tutti i continenti si ritrovano a parlare d'arte e di cultura nella luce della civiltà italica. Un ricordo in poche linee per chi sa disegnare. Nelle nostre città non mancano davvero i modelli illustri. Ecco la torre di Palazzo Vecchio. Siamo a Firenze, richiamo invincibile anch'essa per gli studenti stranieri. La terra di Giotto e di Masaccio, d'Arnolfo e del Brunelleschi è preferita soprattutto dagli studenti di belle arti di ogni nazione. L'Accademia offre un luogo d'incontro ideale in un sereno chiostro del Rinascimento. Una greca e una svedese. Per ora si intendono in inglese. Uno dell'Arabia Saudita che dichiara di studiare architettura. Ma sì, c'è motivo sufficiente per la malizia dei due colleghi e amici, un abissino e un irlandese. L'università e l'accademia sono nella stessa piazza a due passi, tanto vicine da annullare così improvvisamente la distanza che separa i continenti nella semplice fraternità di cuori. Firenze ha offerto agli studenti stranieri l'ospitalità di Villa Fabbricotti, celebre per i soggiorni della regina Vittoria. Su quei colli che piace ripercorrere con Ugo Foscolo, seguendo il cammino delle grazie, l'omaggio della città dei fiori, lo stupendo giardino propizio ad animate discussioni o a solitudini di studio. Beh, vi abbiamo ritrovati. Lei ammira il paesaggio, lui anche, ma preferisce il primo piano. Firenze li ha messi d'accordo. Anche a Roma gli studenti stranieri hanno in Palazzo Salviati una casa comune. La giornata comincia per tempo. Good morning della cinese all'americana, Guten Tag del turco al tedesco. Diverse lingue che presto, auguriamocelo, troveranno un esperanto in quella del paese ospitale, l'Italia. Dal cortile si sciama verso i centri di studio dell'arioso Lungotevere. Questa è via Margutta, la via degli artisti. Puntuale come un orologio, c'era da dubitarne, è uno svizzero. Lassù, in uno studio tutto suo, vive una collega francese. Ha scordato l'appuntamento? No, sarà pronta in due minuti. La portinaia è indulgente e anche il micio ormai ha imparato a conoscerlo. In sella, sono studenti, ma oggi faranno vacanza.
La mattinata è splendida e Roma è tutta un invito. Dalla vicina barcaccia ancorata all'approdo in fiore di Trinità dei Monti, passano alla Fontana di Trevi. Certo un giorno vi getteranno la monetina come pegno di ritorno, ma per ora non c'è fretta. Roma è loro in questo sole. La sentono come una seconda patria. La colonna del Foro e le arcate del Colosseo. Castel Sant'Angelo, che dal ponte sembra avere proprio le ali. E lo sfondo di San Pietro. Una seconda patria questa Roma, che fu nell'antico ed è tuttora, con diverso spirito, patria delle genti. Dopo tante divagazioni, la passeggiata cerca una meta di spensieratezza goliardica. Ci si prepara alla festa della matricola, e questo è un piccolo rito propiziatorio. Come una festicciola in famiglia. Una famiglia sui generis, se conveniamone, perché se ne vedono di tutti i colori, negri, cinesi, americani, indiani. Fraternizzare, nella più schietta tradizione dell'ospitalità italiana e nel segno del berretto goliardico. Studenti, bella età e beata condizione. Amici, grande parola. Roma non ci stancherebbe mai riguardarla, imprimersela negli occhi per la nostalgia di domani. La città universitaria accoglie circa 1.500 studenti stranieri dei 5.000 che si trovano in Italia. La statistica dà la prevalenza agli americani del nord per le facoltà di medicina, di lettere e di belle arti, a quella del sud per i corsi di diritto e di architettura. Una sola grande famiglia all'ombra protettrice di Minerva. Ed ora Minerva chiama. Svelti, a lezione. Stasera un giovane scultore italiano ha invitato nel suo studio alcuni amici stranieri dell'Accademia. Fra le discussioni d'arte, una piccola improvvisata, un po' di musica folcloristica. Arte moderna e arte antica. A una matricola straniera i colleghi italiani elargiscono l'onore di sottoscrivere il fatidico papiro sulla via Appia. Intanto gli immancabili improperi si traducono in latino. E il rito è compiuto. Una giovane studentessa vuol lasciare un pegno. Il suo berretto ha un millenario fuoricorso. Un ricordo, un ringraziamento, la speranza di tornare.